Continuiamo la nostra trasmissione, lo facciamo con una notizia bella e una meno bella, ma che condividerò, andrò a condividere con il nostro ospite. Intanto, benvenuto all'onorevole Gino Ioppolo. Grazie, Credo che grazie. poi Buonasera. hai titolo per condividere anche la bella notizia, diciamo. Speriamo. Allora, oggi pomeriggio, nell'occasione ci è data per questa ragione, ne abbiamo colto l'attenzione. Una nostra concittadina, Elena Nicoletti, figlia del nostro collaboratore, amico, più che collaboratore, amico, Enzo Nicoletti, dottore Nicoletti, ecco, la figlia che vediamo in questa foto, che è diplomata al Conservatorio di Venezia in violino e poi si è specializzata per i 2 anni successivi al Conservatorio di Adria, ecco, Elena fa parte dell'orchestra Luigi Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti. Riccardo Muti, i nostri telespettatori sapranno che è uno dei più grandi contemporanei direttori d'orchestra mondiali, una delle eccellenze italiane, diciamo, ecco, dal punto di vista musicale, Riccardo Muti. L'occasione ci è data perché proprio oggi, in occasione della Festa della Repubblica, l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti, si è esibita nei saloni del Quirinale, presso, credo se non vado errato, fosse la Cappella Sistina di Paolo VI, sì. Paolina. Paolina, perdono, la Cappella Paolina. Ecco, quella era Elena Nicoletti, col suo violino, fa parte di questa orchestra, non questa che è un flauto. Si è esibita appunto con l'orchestra Luigi Cherubini, diretta, come vedete, dal maestro Riccardo Muti. Vediamo se è possibile di sentire qualche secondo. Nicoletti fa parte di questa prestigiosissima orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta e voluta dal maestro Riccardo Muti, che adesso sarà in tournée mondiale che toccherà anche la Cina e il Giappone, ma di questo ne parleremo successivamente. Ecco, Elena, è un momento di orgoglio, io credo, per la città di Caltagirone, perché una propria figlia che ha lasciato la città circa 7-8 anni fa, per inseguire il suo sogno, appunto quello di diventare musicista, diplomata appunto al Conservatorio di Venezia, oggi approdata in una delle più prestigiose orchestre mondiali, appunto diretta dal maestro Riccardo Muti. Una congratulazione ovviamente mia personale, ma di tutta Tiguer Xeno, ma credo di poterlo dire a nome di tantissimi cittadini di Caltagirone. Congratulazioni a mamma Margherita Campisano e a papà Enzo Nicoletti. Un abbraccio affettuoso, credo che questa sia una delle eccellenze. In una città con tante negatività, almeno mettiamo in evidenza quello che di buono questa città riesce ad esprimere. Giusto, Sei giusto. d'accordo, Non Gino? sono solo d'accordo e mi piace condividere questo momento, aggiungendo alle congratulazioni e ai complimenti tuoi, anche quelli miei. Conosco Enzo ovviamente da tantissimo tempo, è stato e apprezzato funzionario comunale, dirigente comunale, ma, La biblioteca comunale. pensatore e il direttore della biblioteca attualmente. Collabora con noi non so da quanti anni. Pensatore, collabora con noi, autore di tanti testi, tante volte abbiamo fatto scelte diverse, qualche volta scelte invece condivise, persona davvero, davvero di spessore e complimenti ovviamente alla signora. Del resto i figli sono sempre un po' frutto dei genitori, dell'educazione, della formazione. Sono d'accordo. Dobbiamo augurarci che questa promessa, che ormai è una certezza, non lasci definitivamente la nostra città, che vi faccia ritorno spesso e che la sua arte possa anche essere messa a disposizione
della nostra città e dei cittadini di Caltagirone. Complimenti auguri, ancora, auguri. Complimenti ancora a Elena Nicoletti, a papà e mamma, Margherita e Enzo. Un abbraccio. Allora, questa è una notizia bella, una meno bella è che oggi pomeriggio, dopo che è venuto meno nel pomeriggio a Catania, si sono svolti i ciclisti. Diciamo che è proprio brutta. Brutta notizia. Ecco, un amico, un esponente di primo piano della politica regionale, un protagonista che ha avuto l'onere di reggere le sorti della nostra regione in un momento buio, diciamolo. Difficile, quando fu costretto alle dimissioni il presidente Cuffaro per le note vicende, e lo stesso, l'onorevole Lino Leanza, assunse le veci del presidente della regione. Dovette gestire la regione per tre era lunghi, il vicepresidente, era il vicepresidente, dovette gestire la regione per tre lunghi mesi, portandola alle elezioni, ma lo ha fatto sempre con molto spirito, con molta capacità, con molta caparbietà, col senso delle istituzioni. Ahimè che oggi veramente il paragone con quello che vediamo in giro ci lascia notevolmente perplessi. Un protagonista di questi 20 e più anni di attivismo politico, protagonista di primo piano, fu quello che fondò per certi versi l'MPA con Raffaele Lombardo, salvo poi nella parte finale dividersi nelle strade perché non più condivideva alcune scelte. Poi padre di un nuovo processo politico con articolo 4 fino all'ultimo con la scissione con Sicilia Democratica. Ecco, noi lo abbiamo avuto ospite credo nel mese di gennaio, non so, ecco, le immagini sono queste, una sua ultima volta che ha frequentato questo nostro studio. Venne qui in studio accompagnato dall'assessore Fabrizia Palazzo, che aveva lasciato la giunta di cui faceva parte, dell'ex sindaco di questa città. Ecco, lui politicamente volle essere presente per dare appunto le motivazioni politiche che lo avevano indotto a rompere questo sostegno. Non so se la regia può aiutarci a sentire brevissimamente il suo verbo. Il Palazzo è stata una di quelle che costantemente col telefonino, con i messaggini mi ha sempre sollecitato, e per quanto mi riguarda le cose che potevo fare le ho sempre fatte. Ci siamo resi conto, proprio perché operativi dentro, che questa amministrazione non è più in grado di poter essere, di poter far fronte agli interessi della città. Siamo assolutamente convinti che continuare uno stillicidio infinito non serve alla città, non serve ai cittadini, non serve all'amministrazione, non serve alla politica. Nel momento in cui abbiamo... Ecco, l'onorevole Lino Leanza si è spento, e anche da un punto Martire, da circa un paio di mesi che era in ospedale, sabato mattina all'incirca alle 5 di mattina è espirato, i funerali si sono svolti nel pomeriggio. Io per quanto mi riguarda le condoglianze a tutti i suoi affetti, a tutti i suoi familiari, ma anche al mondo politico che era numeroso, che gli voleva particolarmente, particolarmente bene. Io ho ricordi particolari, diciamo, avendolo apprezzato, conosciuto molto da vicino, in particolare in questa stagione trascorsa, appunto quando divenne protagonista, diciamo, della scena politica regionale nella qualità di vicepresidente della regione, assessore alla presidenza era, ecco, e quindi da lì si è instaurato un rapporto veramente proficuo, efficace, persona che anche in questi ultimi mesi passati alla storia, dove ci siamo trovati in posizioni diverse dal mio osservatorio, nello stimolarlo, nel cercare di persuaderlo che la situazione a Caltagirone era diventata insostenibile. Conservo gelosamente un SMS dove mi apostrofava che io ero troppo legato a questa città, mi viene la pelle d'oca. Non ve lo leggo per una questione di rispetto e di riservo, sono cose personali. Però ecco, seppur sosteneva il sindaco che è stato sfiduciato lo scorso 22 luglio, io con lui ho avuto, seppur amici, ecco, con la A maiuscola, schiettamente amici, ci si dicevano le cose con molta schiettezza, e i suoi
i suoi amici qui calatini, caltagironesi, sanno di cosa sto parlando, seppur in una posizione diversa. Ecco, poi addivenne, ma con i tempi della politica, lui cercava di dirmi, di stradarmi, io gli dicevo che non era più sostenibile, però lui mi diceva che la politica ha i suoi tempi, devono maturare passaggi e compagnia. Quindi quando venne e decretò lo sfilamento del suo gruppo con le dimissioni dell'assessore, e come disse, questo è il momento, perché ora ci sono le condizioni perché si possa predisporre la mozione di sfiducia. E ricordo prima di questo, qualche mese prima, un SMS lunghissimo dove appunto mi dava atto, seppur rimproverandomi, era più grande di me politicamente, per esperienza diciamo, no? Mi rimproverava questo affetto e legame morboso alla città nel difendere alcune posizioni che non si conciliavano spesso con la trafila della politica. Questo, non me l'ero preparato, però questo è. Dopo la bella notizia, questa è davvero una brutta notizia. Oggi ci sono stati funerali. Io ho appreso la notizia sabato mattina, intorno alle 7:30, alle 8, quindi dopo qualche ora dalla morte e della morte di Lino Leanza, e da quel momento ovviamente un velo di tristezza mi ha colto e mi accompagna come tanti. Lino Leanza era un politico a tutto tondo, era il politico come si dovrebbe essere e come si dovrebbe far politica, e cioè un conoscitore dei meccanismi della politica, perché della politica si può dire quello che si vuole. Io so bene che viviamo tempi di antipolitica, che poi non è l'antitodo della cattiva politica, perché l'antitodo, il contrario, l'opposto della cattiva politica è la buona politica, non la non politica o l'antipolitica. La politica ha le sue regole, ecco, ti diceva di tempi, di processi di maturazione, di passaggi. Queste regole bisogna conoscerle, e ovviamente queste regole non si apprendono da un libro scritto, non c'è un corso di formazione per la buona politica. La politica è esperienza, è intuito, è capacità di interpretare, e Lino questo lo sapeva fare perché obiettivamente era cresciuto a pane e politica nella Democrazia Cristiana, perché le cose vanno dette e ricordate. Ma non è un peccato, quello, assolutamente, anzi. Assolutamente, anzi. Per quello che sono, un partito che resse il governo e le sorti dell'Italia e della regione siciliana per lunghissimi anni. Io ho conosciuto e ho avuto anche il privilegio di collaborare con Lino, avendolo conosciuto agli inizi degli anni 90, forse alla fine degli anni 80, e nella seconda parte degli anni 90 siamo stati colleghi assessori della giunta della provincia regionale di Catania, guidata da Musumeci, il primo presidente eletto direttamente dal popolo a suffragio universale. E Lino si occupava all'interno della giunta di quello che era il suo settore preferito, si occupava delle politiche attive del lavoro, perché era molto competente in quel settore. E ricordo il suo entusiasmo, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di lavoro. Quella era una giunta che non contava le ore di lavoro, ci dedicavamo a pieno ritmo anche 12-14 ore al giorno, perché avevamo tutti desiderio di fare bella figura, di essere utili alla nostra collettività, alla nostra comunità. E devo dire che mai emersero differenze tra lui, che era democristiano, centrista, me, che ero invece prima missino e poi iscritto e militante di Alleanza Nazionale,
perché l'obiettivo era quello di amministrare bene, di governare bene. E mi piace ricordare, adesso che Lino non c'è più e che nel pomeriggio di oggi, lunedì, è stato accompagnato all'ultima dimora, mi piace ricordare che Lino Leanza ed io siamo stati due dei quattro ex assessori della provincia di Catania guidata dall'onorevole Musumeci, che nel 2001 poterono approdare con un largo consenso all'Assemblea regionale siciliana. Non è un fatto trascurabile, non è un fatto da poco, soprattutto in tempi come questi in cui c'è il fascino dell'uomo solo al comando, dell'uomo che centralizza tutto. Quella era una giunta di governo locale, amministrativo, che riusciva a far crescere anche una nuova classe dirigente e lanciarla dalla provincia alla regione. Fummo in quattro, tutti con molto, molti voti, e questo fu davvero un momento di grande soddisfazione. Poi ovviamente all'interno della politica regionale le scelte furono anche parzialmente diverse. Da ultimo Lino sosteneva l'esperienza del governo Crocetta, non voglio dire che è un peccato che il Signore gli perdonerà, perché non è un peccato, lo faceva convintamente e legittimamente. Io sono ovviamente all'opposizione del governo Crocetta, sapeva però tessere e sapeva anche collegare in momenti difficili una maggioranza molto claudicante e molto eterogenea come quella che talvolta sostiene i provvedimenti del governo Crocetta. Insomma, è stato definito proprio Danilo Musumeci in un suo ricordo uomo d'aula. Ecco, Lino Leanza era un uomo d'aula perché conosceva i meccanismi della politica e della rappresentanza istituzionale. Davvero un momento triste, non solo perché ancora in età giovane avrebbe potuto dare ancora tanto alla politica siciliana, e tant'è, bisogna però prendere atto della volontà del Signore, e Lino non c'è più, ma lo ricorderemo sempre come una persona cara, un dirigente politico di spessore, un uomo che ha amato la politica vecchio stampo, cioè quella politica che si fa nelle assemblee elettive ma che non perde il contatto con la società, che non perde il contatto con la realtà, che non perde il contatto con la gente. E io penso che questa sia una lezione che in tanti oggi dovrebbero imparare, di cui far tesoro. Un uomo delle istituzioni, un uomo che rappresenta altri all'interno di un'assemblea elettiva, non si può chiudere in se stesso, non deve scomparire dalla circolazione, non deve chiudere la porta della propria abitazione, della propria segreteria, del proprio studio. Deve interpretare i bisogni, gli aneliti, le speranze dei cittadini che ritiene di rappresentare. Allora, per chiudere questo ricordo dell'onorevole Lino Leanza, ecco, io ho avuto il tempo, perché non l'avevo programmato naturalmente, di recuperare un SMS che io tengo caramente nei miei ricordi. È molto recente, se la regia mi aiuta, appunto. È datato 7 luglio 2014 alle ore 10:45. C'era stata tutta una discussione a proposito della situazione di Caltagirone. Assolutamente falso, vabbè. Ho solo detto ai tanti interlocutori che mi sollecitavano che la voce dei cittadini di Caltagirone l'avevo attraverso te. Ho sostenuto inoltre che queste cose vanno fatte con la testa e quindi si preparano in modo scientifico. Ho solo parlato bene di te, della tua passione e del tuo amore per Caltagirone. Se qualcosa ho fatto è merito tuo. Con stima e affetto, Lino. È quello che dicevi prima, no? Ho avuto tempo di recuperarlo. Non ho seguito
personalmente queste vicende, soprattutto a luglio dell'anno scorso. Beh, è storia, diciamo, dai. Ma appartiene ormai ad una pagina vissuta dalla nostra città, mozione di sfiducia. Eravamo all'indomani, quindi c'era proprio tanto livore. E però ecco, anche da questo SMS si comprende il rigore, certo, di un'impostazione politica, anche perché vedi, in politica non si possono fare passi falsi. Chiaro, I passi falsi in politica si riverberano non tanto e non già contro chi li compie, ma contro la città, la comunità amministrata, la città governata. È questo quello che fa la differenza ed è questo quello che quotidianamente io e alcuni tra di noi sosteniamo, per esempio nei confronti del governo Crocetta, nei confronti dei tanti annunci cui non seguono mai provvedimenti formali e concreti. Stiamo entrando nell'argomento. O anche nei confronti, sto facendo un esempio, nei confronti di iniziative che poi rimangono incomplete, incompiute, come quella sui liberi consorzi, certo, o come tutta la politica sui rifiuti in Sicilia, che da 2 anni e mezzo registrano soltanto, certo, l'aggravarsi della situazione. Ecco, l'annuncio detto così su due piedi o una cosa detta tanto per essere detta, cui non segue con attenzione un provvedimento amministrativo pensato, studiato, approfondito, non è che si ritorce contro chi l'ha detto, forse anche, ma si ritorce a danno ovviamente della terra che si tenta di governare e che si dovrebbe governare. Allora, chiudiamo questa parentesi. Voglio concludere dicendo che Lino, che pur sosteneva buonanima il governo Crocetta, non risparmiava talvolta critiche al governo Crocetta o a taluni comparti del governo, assessori, dirigenti, perché da uomo del territorio, da uomo che era rimasto con i piedi sulla terra, si rendeva perfettamente conto di come talune scelte fossero soltanto delle no scelte. Certo. Allora, andiamo speditamente, ci siamo pigliati troppo tempo, però valeva la pena. Due notizie. Valeva la pena. Diverse, opposte e importanti. La Sicilia sta cadendo a pezzi, strade chiuse, smottamenti, frane, commissariamenti, i rifiuti commissariati, la formazione commissariata, la finanza commissariata. Voglio dire, che cosa, i deputati arrestati, voto di scambio e quant'altro. Voglio dire, non ci manca niente, non ci facciamo mancare assolutamente niente. E poi una battuta soltanto sui risultati elettorali, seppur scampi, che forse sono in Sicilia un po' una conseguenza, ma infatti una brevissimamente, dici quello che, sintetizzando, non è per essere catastrofici, ma è così, accomunando un po' tutti i settori, quello che da alcuni mesi andiamo dicendo e che io vado ripetendo, non con il piglio dell'oppositore che pensa al tanto peggio, tanto meglio, ma con la sofferenza del siciliano che vede come qualunque proposta si faccia al governo Crocetta, dalla sanità all'ambiente, dal territorio ai rifiuti, dall'Expo di Milano all'autostrada che crolla e alle 6.000 frane, questo inverno piovoso ha determinato sulla rete viaria siciliana di tutte le competenze, da quelle statali a quelle provinciali a quelle comunali, circa 6.000 frane, che significano 6.000 interruzioni stradali o tratti resi difficili al transito, eccetera. Ovviamente non c'è un piano per fronteggiare tutto ciò, come non c'è un piano di protezione civile, come non c'è un piano ambientale, come non c'è nulla, come c'è la iniziativa estemporanea del REMS di Santo Pietro, che di questo ne imposto, approfonditamente imposto dall'alto, ci siamo opposti noi dal territorio, alcuni, non la politica genericamente come tante volte viene malamente intesa. Beh,
Io credo che noi in Sicilia oggi non si possa e non si debba più parlare di governo Crocetta, perché il governo Crocetta da molte settimane, secondo la mia visione, non esiste più. Oggi esiste il governo Renzi-Baccei, perché a proporzione, a misura del crollo di immagine, dell'abbassamento dei livelli di amministrazione determinati da Crocetta, vi è l'emersione dell'assessore alle finanze, dell'assessore all'economia, Baccei. Baccei è, lo abbiamo definito così per comodità, potremmo definirlo in tanti altri coloriti modi, il proconsole romano inviato per commissariare Crocetta. Adesso non basta più nemmeno il commissario Baccei, perché avremo un commissario per l'emergenza rifiuti. Basti pensare che da stamattina la piattaforma di Bellolampo è stata chiusa. Ci sono 50 comuni, significa mezza provincia di Palermo, che in questo momento sono costretti a conferire i propri rifiuti alle discariche private, con buchi di bilancio, certo, e prezzi salatissimi che sono facilmente immaginabili. Non c'è un piano. L'assessore contraffatto ha convocato, e tutto quello che ha potuto fare, una riunione per il 6 di giugno. Si vedrà all'esito di questa riunione che cosa esce fuori. La formazione professionale. C'è una diatriba proprio in queste ultime giornate tra il vicepresidente della regione, assessore alla formazione Lobello, e il governo Renzi. Il governo Renzi dice: siete in ritardo irrecuperabile, quindi noi vi commissariamo. La sanità. Perché la formazione è un obbligo. Si parla di obbligo formativo. L'assessore Lobello risponde dicendo: intanto tu non ci puoi commissariare perché la competenza è esclusiva della regione. Non è vero, si tratta di uno di quei casi di competenza concorrente tra la regione e lo Stato. Quindi forse l'assessore Lobello farebbe bene a ripassarsi un po' lo statuto della regione siciliana. Noi non abbiamo uno statuto speciale che ci fa essere uno Stato al di sopra dello Stato. Vi sono materie elencate dentro lo statuto, per alcune abbiamo competenza esclusiva, dunque la nostra specialità, per altre materie invece abbiamo quella che si dice e viene definita una competenza concorrente, quindi una competenza che va organizzata, armonizzata nel quadro delle competenze dello Stato, come per la formazione. Ma dice una cosa ancora più grave l'assessore Lobello, dice: ma non è che la colpa è mia, la colpa è dell'assessore Baccei che non mi dà i quattrini per la formazione. L'assessore Baccei risponde dicendo: no, la verità è che tu i quattrini, 70 milioni di euro, me li hai chiesti mentre la finanziaria era in corso. Ma Baccei e la Lobello sono assessori dello stesso governo, teoricamente dovrebbe essere guidato dal presidente Crocetta, o sono invece esponenti di due governi diversi, o addirittura uno all'opposizione e uno alla maggioranza? Quindi certo, si naviga nel caos e nella confusione. Tutto ciò, credo, anche se noi stiamo parlando alle ore 21:40 quasi di lunedì, e adesso velocizziamo, io non ho personalmente una omogenea e compiuta disamina potuto fare del dato elettorale, credo che ancora lo scrutinio sia in corso, ma mi pare che il Partito Democratico in Sicilia non possa certamente sorridere, al di là di qualche risultato come mi pare quello di Agrigento, dove però c'era una coalizione di centrosinistra molto ampia, e qualche altra città. Sembra il governo nazionale. So che non sfonda Crisafulli ad Enna, ed era ritenuto un pezzo forte. So che prende uno schiaffo elettorale consistente a Gela, la città di Crocetta, dove forse il sindaco uscente del Partito Democratico va al ballottaggio con il candidato del Movimento 5 Stelle.
il Partito Democratico in Sicilia sta pagando e continuerà a pagare un prezzo salato, un prezzo alto, ma che è indispensabile che paghi, perché è colpevole e responsabile di tenere all'impiedi un governo regionale del tutto inadeguato e inidoneo. Sarebbe stato inadeguato e inidoneo anche in tempi diversi il governo Crocetta, a maggior ragione lo è in un tempo di grande difficoltà, di grande crisi e di grande disagio. La viabilità, sulla viabilità il governo della regione avrebbe dovuto pretendere lo stato di emergenza immediatamente dal governo nazionale. Sono passate già molte settimane, credo un paio di mesi, e non c'è ancora il progetto, cioè l'idea per ricongiungere le due Sicilie, in questo momento ovviamente separate da una frana, da un crollo. Se a questo poi aggiungiamo che l'Expo di Milano doveva essere una grande occasione per la Sicilia, è stato invece un boomerang in fronte alla Sicilia, perché il pressapochismo l'ha fatta da padrone, insomma sono andati proprio lì così alla carlona, vediamo cosa ci danno e cosa ci fanno fare. Insomma, siamo davvero in una condizione di emergenza che presupporrebbe immediatamente una presa d'atto, una presa di coscienza da parte di tutti per cessare e dare un taglio netto a questa esperienza, ridare la parola ai cittadini siciliani che possano, attraverso una nuova speranza di governo, io vorrei dire una certezza di governo, scegliere una coalizione e un programma e un progetto e un uomo ovviamente diverso. Bene, chiudiamo, Gino, ci riaggiorniamo. Certamente. Così vedremo un po', anche perché credo che quando si tornerà giorno 9 siete riconvocati all'Assemblea regionale la prossima settimana, i lavori, ci sarà tanta cosa che troverete, parlamentari magari agli arresti domiciliari. Speriamo. Non abbiamo tempo. No, gli arresti domiciliari no, perché sono stati scarcerati dopo 2 giorni, ma io non voglio difendere, non hanno bisogno della mia difesa, anzi l'occasione mi è propizia per ricordare come il codice etico che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione regionale antimafia siciliana guidata da Musumeci giace nei cassetti dell'Assemblea ora da molti mesi, e io credo che immediatamente, sì, e noi lo faremo, chiederemo che venga fissato immediatamente all'ordine del giorno. Bene, chiudiamo questo spazio, grazie all'onorevole Gino Ioppolo, ci vediamo, buona festa della Repubblica. Grazie. Passa sottotono, ma è così. Nel chiudere vorrei ricordare soltanto una cosa, che domani 2 giugno, per la ricorrenza della festa della Repubblica, l'Associazione dei Carabinieri con l'Avis, rappresentata dal Cavaliere Giacomo Rimaudo, hanno offerto la corona che sarà deposta praticamente nella lapide sul Milite Ignoto, diciamo, del comune di Caltagirone. La corona d'alloro è stata offerta appunto dall'Associazione dei Carabinieri, presieduta dal presidente Andrea Montemagno, e dall'Avis, cui presidente appunto è Giacomo Rimaudo. Stanno loro predisponendo l'acquisto, la predisposizione della corona, ancorché il comune di Caltagirone a quanto pare non ha i quattrini. Li ringraziamo di questa loro disponibilità, perché hanno raccolto un po' lo spirito con cui ci siamo approcciati in questo periodo di commissariamento, l'appello appunto che tutte le associazioni, tutti gli strati sociali e civili impegnati nella nostra cittadina, ognuno dia una mano d'aiuto. Loro lo hanno fatto in questo modo. Il grazie da parte mia, parte dell'emittente, di tutta la città per questo gesto. Grazie. Auguri di buona festa della Repubblica, lascio il microfono subito dopo a Nenzi Saimbene per il proseguo del programma. Buona serata.